pronti per la nuova pagina di ispirazione del nostro journal La ruota dell'anno e siamo all'equinozio d'autunno. Il 21 di settembre inizia l'equinozio d'autunno, Mabon. La terra è generosa, mostra la sua parte migliore. C'è abbondanza di verdura negli orti, di frutta, c'è allegria, c'è solarità, come è la nostra madre terra. Per fare questa pagina ho usato i magical, quindi le polveri, i pigmenti, usando come base i colori di questo particolare, di questa fanciulla che va verso la luce, verso le foglie, verso l'autunno. E questa l'ho stampata, dopodiché ho usato questi colori che si vedono come sfondo della mia pagina. E poi con un pennarello sottile ho passato tutti i contorni della figura. Ho creato un pochino le forme degli alberi in modo da dare più risalto a questa bellissima figura che mi dava un po' questa idea di Mabon, quindi di questa regina dell'autunno che se ne va verso la luce, lasciando dietro di sé la ricchezza, la bellezza, la solarità dell'autunno che comunque arriva e dell'estate che se ne sta andando. Ho preparato il mio tavolo da lavoro per questa ispirazione di Mabon con questa cassettina che ho creato io, un po' dipingendola, un po' facendo tutti questi funghi, le zucche, facendoli tutti con il tessuto. Sono tutti uno per uno fatti da me. E qua ho fatto un po' di mixed, aggiungendo, vedete, un pizzo, dei pezzetti di giornale, dei fili particolari. Ho creato questa cassettina che mi porta proprio l'autunno, l'inizio dell'autunno. Questo per creare quell'energia, quell'atmosfera che mi permette di lavorare con serenità, con dolcezza, dando modo proprio alle mie mani di creare sulla pagina. È una pagina semplice, come potete vedere. Ho aggiunto quello che vi avevo spiegato, ho aggiunto Mabon e equinozio d'autunno. Quindi una pagina fatta veramente in un momento di serenità, di tranquillità e usando i colori che a me sono molto cari. Questi toni aranciati, marroni, gialli, la luce che porta la dea dell'autunno, la regina dell'autunno, verso la luce, lasciando appunto questa ricchezza dell'autunno che arriva, questo equilibrio tra la luce e l'ombra e stare con l'allegria nel cuore e la gratitudine. La gratitudine per tutta la ricchezza che Madre Terra ci sta dando in questo momento, perché veramente abbiamo un'abbondanza di frutta e verdura che è proprio tipica di questo momento dell'anno. Vi lascio dunque con questa nuova ispirazione e mi auguro che abbiate anche voi la voglia di creare una bellissima pagina dedicata, una pagina del vostro journal dedicata a Mabon e all'equinozio d'autunno. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima. Un abbraccio di luce. Ciao! E ora la pagina di ispirazione di Surabi. Noi ci riferiamo agli equinozi
3D, per cui ci serve un cartoncino, degli acrilici che poi vedremo e la colla calda, quindi una piccola. Per questa ispirazione di Mavon ho preso un cartoncino colorato e su questo cartoncino, dovreste riuscire a vederlo, ho disegnato una serie di simboli. Un sole, una luna, un occhio, un albero della vita e la scritta Mabon. Ho deciso poi di evidenziare i disegni che ho fatto con la colla a caldo, seguendo i contorni in questo modo. Quindi segno anche i raggi. Ecco che ho evidenziato il disegno, vedete? Se vedete qualche piccolo filo, devo aspettare che si asciughi e poi li toglierò. Riprendiamo il nostro cartoncino con la colla, con i disegni evidenziati con la colla. Ci servono degli acrilici, io ho preso giallo, arancio e blu, che ho diluito con attenzione, nel senso che questa diluizione è importante che sia abbiano tutti la stessa consistenza. E poi mi sono costruita una specie di attrezzo per distribuire questi colori in questo modo. Metterò prima il blu, poi l'arancio, e poi il giallo. E inizio facendoli colare sul mio cartone e poi li amalgamo così. Ho bagnato nella parte alta un pezzo di Scottex che ho appoggiato e poi arrotolando me lo sposto piano piano. Vedete questo effetto? Ok. E poi aggiungo
in determinati punti un po' di giallo. E questa volta uso una spugna per sfumarlo. Come potete vedere, ho aggiunto dell'acrilico ancora arancio, sotto ho nuvolato col gesso bianco. Adesso invece prendo l'Artesa, il Copper Gold dell'Artesa, evidenzio, evidenzio in parti che sono in rilievo, quindi il sole, uso il Copper Gold per il sole. Userò invece un grigio per la luna e un colore ramato per l'albero. Spero che riusciate a vedere questa evidenziazione del mio sole. Ed ecco il mio Mabon finito, con la scritta Mabon, l'albero, il mio albero dei desideri, i frutti da raccogliere, ma anche quelli che raccoglierò, sole e luna in equilibrio, come sempre accade con l'equinozio. E come sempre lo metterò nel mio book, in cui sono stati aggiunti tutti gli altri. L'ultimo è stato lui. E come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, seguirmi su Facebook, mettere un follow al canale YouTube, così siete sempre avvisati quando posto qualcosa di nuovo, e seguitemi anche su Clubhouse, il nuovo social che ha molto successo, e io ho fondato un club che si chiama Disney.